Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? È da 3 settimane che non carico un video, sono letteralmente sparita, perdonatemi. E adesso ritorno con un unboxing dal sito di Doitu. È un unboxing in collaborazione, infatti questa è la mia terza collaborazione con il sito e quindi voglio mostrarvi cosa ho scelto sul sito di Doitu. Vi ricordo che è sempre attivo il codice sconto Giulia35, ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione per avere il 35% di sconto su tutto il sito, anche su materiali già scontati. Quindi adesso vi mostro cosa ho scelto. È arrivato esattamente il pacchettino in un giorno lavorativo. Tutto è avvolto con il pruriball e il corriere è appunto GLS. Adesso vi mostro cosa ho scelto. Metto lì, c'era un chilometro di pruriball. Allora, il primo prodotto che ho scelto sono questi qui. Aspettate che zoomo così vi mostro tutto il codice e anche la colorazione delle perline. Queste sono esattamente le 2021 della Miyu, che sono appunto le Matte Opaque Cream. Il pacchettino, come vedete, è da 20 grammi. Questo qui è il codice per ricercarle appunto sul sito di Doitu, ma ovviamente in descrizione vi inserirò tutti i link diretti ai vari prodotti insieme al codice sconto. Questo è davvero carinissimo come colore. La prima volta che lo prendo è tipo una sorta di color burro, molto molto carine. Poi ho preso anche quest'altra colorazione per la prima volta. Queste sono appunto le 4204 della Miyuki, 4204F, e sono appunto le Duracat Galvanized Matte Champagne. Ho voluto testare questa colorazione, voi l'avete mai provata? Sono davvero molto belle, così a primo impatto. Voglio vedere che effetto fanno all'interno della lavorazione. Ovviamente le ho prese anche 15.0, stessa identica colorazione, ed eccole qua. Questi sono appunto i codici 11.0 e 15.0. Di queste qui 11.0 in realtà aspettavo il pacchettino da 50 grammi, ma c'è stato un piccolo errore, quindi me lo invieranno la prossima volta. Quindi un po' di scorta di queste perline che sinceramente sono davvero molto molto belle. Ditemi se voi l'avete già testate, provate e come vi siete trovati con questa finitura. Molto molto carina. Naturacat Galvanized Matte Champagne. Poi ho preso dei Rivoli Swarovski. Questi sono da 12 mm e sono light rose. Sono esattamente 4 rivoli all'interno della confezione. Poi ci sono sul sito di Doitu anche confezioni più grandi, per fare scorta di Swarovski, Bicono, rondelle. Ci sono tantissimi elementi Swarovski, quindi vi consiglio di dare un'occhiata sul sito perché sono uno più bello dell'altro. Poi ovviamente sono imbattibili gli Swarovski come lucentezza e niente, questo è il codice sul sito. Poi ho preso sul sito anche i Bicono Swarovski, sia da 3 e da 4 mm in due colorazioni. Ho preso sia la colorazione questa qui, che sono appunto sempre i light rose. Questi sono da 3 mm ed ecco qua, questo è il codice. All'interno sono esattamente 60 pezzi per confezione. E poi l'ho presi anche da 4, stessa identica colorazione, sempre light rose e sempre 60 pezzi all'interno della confezione. Ho preso tutte tonalità molto tenui e ho preso anche questa fantastica colorazione, che è appunto la crisolite. Questi sono da 4, sempre 60 pezzi, e poi anche da 3 mm, sempre crisolite, sempre 60 pezzi. Sono davvero bellissimi. Come vi dicevo, ho preso tutte colorazioni molto tenui e ho puntato sulle perline Parpuca. Per chi segue il mio canale da tanto tempo lo sa che le perline Parpuca le ho utilizzate pochissimo sul mio canale. Ho realizzato esattamente due progetti con queste perline. Uno è un bracciale che poi è diventato una collana. Se avete seguito i vecchi tutorial sapete a quale collana mi riferisco, al limite vi metto anche un'immagine qui. E anche degli orecchini che ho creato appunto con questa tipologia di perlina, cioè con le Amos Parpuca. Le ho prese in questa fantastica colorazione, che sono appunto le Opaque Light Green Ceramic Look. È davvero davvero molto bella come colorazione.
molto pastellosa. E le Amos sono delle perline che mi piacciono. Infatti, ho realizzato solo quel paio di orecchini con le Amos, ma è stato divertente che realizzarle perché, non so, ho creato quella sorta di ventaglietto. Vabbè, se non vi ricordate gli orecchini, vi allego anche di quelli un'immagine, così rispolveriamo anche dei progetti che ho creato in passato. E questi credo che ci farò qualcosina, non so. È tutto da valutare, è tutto ancora da vedere cosa andrò a realizzare. Sempre nella medesima colorazione, ho preso anche le Helios. Aspettate che mette a fuoco. Come dicevo, sempre la stessa colorazione, quindi sempre le Opaque Light Green Ceramic Look, e le ho prese proprio pensando a un progettino. Vediamo un po' se riesce. Le Helios è la prima volta che le prendo. Sono queste perline simil ventaglietto con due fori che percorrono appunto tutta la perlina. Vedete? Due fori sopra e due fori sotto. Sono carinissime. Molto molto carine. Ho visto diversi progettini delle mie amiche creative e voglio provare anch'io a sperimentare con queste perline. Poi, sempre nella medesima colorazione, perché si vede che mi è piaciuta tanto questa colorazione, ho preso anche le Minos Parpuca ed eccole qua, sempre uguale, vedete, sempre la stessa finitura. Le Minos, anche queste già le ho utilizzate in un progettino, quindi sono di più i progettini, non sono soltanto due. Ho realizzato anche un altro paio di orecchine, adesso che mi ricordo, con le Minos Black, e allego anche di quello un'immagine se la ritrovo. E poi ho preso, oltre alle Amos, alle Helios e alle Minos, ho preso ovviamente anche le Arcos, stessa identica finitura. Sto verde è carinissimo, davvero molto molto bello. Con le Arcos invece che ho fatto, sì, ho fatto anche con queste un progettino, solo che non è mai uscito quel progettino, è nel mio cassetto da diverso tempo. E quindi niente, ho preso anche le Amos. Le Amos sono carinissime, sembrano delle piccole banane, ma sono carine carine. E niente, ho completato il verde, verde speranza. Poi le Minos le ho prese anche in quest'altra colorazione. Queste sono le Opaque Mix Rose Gold Ceramic Look, questo è il codice. E sono le Minos appunto con questa finitura di una sorta di viola molto tenue con queste piccole screziature oro. Davvero particolari. Non so se si notano, eccole qua. Davvero carine carine. E con stessa identica finitura le ho prese anche le Samos. Magari qui si nota di più perché la perlina ovviamente è un po' più grande. Sempre, come dicevo prima, stessa finitura, sempre Opaque Mix Rose Gold Ceramic Look. Ve le mostro così. Con questo viola, con quest'oro, con qualche piccola screziatura anche bianca. Particolari, davvero belline. Sono tutte diverse tra loro. Molto molto belle. Le avete mai provate anche queste? Poi ditemi cosa ne pensate delle colorazioni, se le avete mai utilizzate. Comunque aspetto di leggere i vostri commenti. E poi per quanto riguarda le Samos, le ho prese anche ovviamente le Full Dorado ed eccole qua. Dicevo, scusate, mi sono stata interrotta. Ho preso appunto le Samos, le Full Dorado, sono davvero spettacolari, davvero molto molto belle e non vedo l'ora di utilizzarle perché io adoro profondamente l'oro, lo sapete. Poi ho preso anche queste chiusure a baionetta a tre fili dorate. All'interno della confezione sono presenti due chiusure. E poi infine ho preso queste, le Helios Parpuca in un'altra colorazione, sono appunto le Opaque Mix Violet Gold Ceramic Look e sono davvero molto molto belle, particolari anche queste in questa bellissima colorazione, quindi non vedo l'ora di utilizzare anche queste perline. Vediamo un po' cosa mi ispirano, quali progettini porterò sul canale. Ovviamente io ce le vedo perfettamente insieme queste due, sia come forma che colori. Niente ragazzi, queste erano tutte le perline che ho scelto dal sito di DoiTu. Ovviamente aspetto di leggere i vostri commenti se avete utilizzato già queste finiture, queste perline, come vi siete trovate. Scrivetemi sotto che vi leggo con piacere.
E io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutte!